riesce a guadagnare due punti preziosi contro la Roma e il Foggia. In questa partita si segnala la doppietta di Daniel Fonseca, che rientra dopo 5 turni di pausa forzata per infortunio. Ma c'è qualche malalingua che asserisce che il giovane attaccante uruguaiano si stia risparmiando in vista del trasferimento al Napoli di Ranieri, con il quale ha continui contatti telefonici. Il 1 marzo del 1992 è in programma a Sant'Elia la gara a spareggio con il Verona, che vanta 2 punti di vantaggio sull'11 cagliaritano. Il Cagliari, trascinato da Francescoli in giornata di grazia, travolge la formazione veneta. Il principe, con una pennellata d'autore, segna la quarta rete. In precedenza erano stati i protagonisti in zona gol Gaudenzi e Napoli. Quel successo vale l'aggancio alla zona salvezza e rappresenta la svolta di un campionato che da ora in poi sarà tutto in discesa. Pareggi con Atalanta e Inter. Goleada contro la Fiorentina. Ancora segno il sorprendente Nicolò Napoli. E a seguire, nuovo gol da Cineteca di Enzo Francescoli, che dopo aver seminato come birilli i gigliati che gli si facevano incontro, chiude il triangolo con l'ex juventino. Ma non è finita, perché il solito Fonseca con una doppietta mette in ginocchio la retroguardia di Gigi Radice, che tra un anno sarà protagonista di una umiliante esperienza in Sardegna. Si va avanti con il pari del Tardini, con il Parma. E con quello casalingo con il Genoa, prima di centrare il secondo successo esterno della stagione nella città adottiva di Mazzone. È la vigilia di Pasqua e il gol del terzino bomber Nicolò Napoli. Del principe Francescoli e delle promettente Crimiti sono la sorpresa nell'uovo confezionato da Matteoli e compagni per i tifosi sardi. Adesso il Cagliari ha addirittura 5 lunghezze di vantaggio sul quart'ultimo posto.
Mazzone è stato di parola, aveva promesso la salvezza e ha raggiunto il traguardo con largo anticipo. Gli Urru si affrettano a proporgli il rinnovo del contratto. È la mossa che convince Longo a rimanere in Sardegna. Il campionato si chiude in bellezza con il successo di Cremona. E i pareggi con Napoli, Bari e Juventus. Al passivo, una sola sconfitta. Negli ultimi 90 minuti della stagione con la Lazio, una cortesia di Mazzone all'amico Dino Zoff che si giocava la conferma nella gara del Sant'Elia. Nel volgere di pochi giorni, all'alba del 2 giugno del 1992, si verifica un clamoroso colpo di scena. Io dico ciao al Cagliari, perché io ci sto sempre, non è che scappi via, ci sto sempre nel senso perché allo stadio andrò sempre. Con il passaggio della proprietà del Cagliari dalla famiglia Urru all'imprenditore Massimo Cellino. Credo che con questo cambio, con l'avvento del Massimo Cellino, la squadra ne abbia senz'altro a migliorare, quindi speriamo che l'opera iniziata da noi 7 anni fa abbia un proseguo veramente con successi cui tutta la città e la Sardegna merita. Questo entusiasmo intorno al Cagliari non può fare altro che piacere, che sicuramente se ne gioverà il Cagliari nel corso degli anni, perché quando uno ha idee, entusiasmo e risorse è il top. 35 anni, originario di Sanluri, è coinvolto nell'operazione dall'amicizia e dai rapporti di lavoro con il commerciante di granaglie Ambrosio, che è legato a filo doppio con Corrado Ferlaino.